God made this world the third day of creation. And from his outstretched hand he scattered seed. Then he said, let there be man, let him walk upon the land, the sky above, the earth beneath his feet on this peaceful Sunday morning. Take the time to say a simple prayer or two, 'cause you'll never really know when he'll want you to go. Might even be before the day is through. I'm number one in line to get to heaven. The good Lord said he'd save a place for me. And though I'm in no great rush, I ain't gonna make a fuss when I hear that man calling out to me on this peaceful Sunday morning. Take the time to say a simple prayer or two, 'cause you'll never really know when he'll want you to go. Might even be before the day is through. Might even be before the day is through. Notizie sempre più drammatiche dalla contea di Peel. La polizia sta ricercando una Buick verde scuro del 1970 con a bordo tre uomini che ieri hanno rapinato una banca. Ci viene segnalato che nella rapina ha perso la vita un'altra persona. Il cassiere Richard Martin, di 22 anni. Lucy! Lascia la moglie, di 19 anni, con un figlio di 3 mesi. Qui la voce è con te, che vi porta le ultime notizie, le previsioni meteorologiche e musica per tutta la giornata. Lucy! Lucy! I guess we've had our share of trouble. But I think... Lucy! Nonno, sono qui fuori! Ma non dobbiamo andare a messa? Ma non ho finito di fare lo stufato! Andiamo, figliola, va a vestirti. Facciamo tardi. Senti, non è che ci andresti da solo, per questa volta? Sei venuta a passare le vacanze qui da me? E qui da me si usa andare a messa. Dai, sbrigati! Luke, come sta la vacca? Soffre, poverina. Com'è andata ieri sera il paese? Sono tornato a sbronzo. Ho un mal di testa. Venire in chiesa, secondo me, ti farebbe un gran bene al mal di testa. E ancora più bene all'anima. Grazie, grazie. Sarà per un'altra volta. Goccia, goccia. Buono. Non avresti un vestito un po' più lungo per venire in chiesa? No, guido io, nonno. Neanche per sogno, sali. Per favore, nonno. Ho detto di no, dai, sali. Almeno potresti tirartela un po' giù. Ah!
My daddy scratched the living from this unforgiving ground. He watered every field with sweat and tears. The toil of 50 summers left him older than his years, but he wouldn't trade for gold the life he'd found. 40 acres of sorrow, that's what this land has always been. 40 acres of sorrow. Things he made me see, so I'll cling forever like a leaf to live. It may have been a land of pain and sorrow to him, but right now it's a land of hope for me. 40 acres of sorrow, that's what this land has always been. 40 acres of sorrow. 40 acres of sorrow. Ehi, sono Timmy e Jen. Ehi, Timmy, Jen. Ciao, Lucy. Ciao. Ciao. Ciao, Lucy. Hanno passato la notte fuori. E tu come fai a saperlo? Lui aveva la barba lunga. Beh, tanto si devono sposare a novembre. Salve. Serve aiuto? Oh, no, grazie, ho finito. Bravo. Che bella cravatta. Ma che cosa fate? Dammi le chiavi. Cosa? Dammi le chiavi. Ma è impazzito. Andiamo, andiamo, dammi le chiavi. Stop, ferma. Idiota. È venuto addosso. Resta qui, ci penso io alla ragazza. Ok. Vedrete che li riprenderanno. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, padre. Lucy, che piacere. Salve. Rivederti. Beh, un pastore se lo può permettere. Com'è andata la scuola? Beh, non c'è male, brava, reverendo. Brava, sei contento di riaverla per un po', Adam? Così non devi cucinare e lavarti i piatti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, cara. Etty, sono contento di averti visto. Tanti saluti a tuo marito. Grazie, reverendo. Bel sermone, reverendo. Grazie. Lucy, ti piace il collegio? Hai conosciuto qualche bel ragazzo? Salve, signora. Sei deliziosa. Grazie. Quanto sei vorrei che venissero carino dalle mie parti. Ho un paio di cazzo. Che ne dici di questi assassini, Adam? Che devo dire? Se in questa contea c'è qualcuno che li può beccare, io dico che è Tom. Non trovi? Ah. Ciao, Adam. Sta bene, Lucy, eh? Che pallone gonfiato. Adam, avevo intenzione di venire a trovarti per parlare con te. Non possiamo stare a guardare mentre il Consiglio Comunale fa le leggi contro di noi. Qui finiamo tutti sull'astrico. Noi agricoltori dobbiamo unirci e fare la voce grossa. Ti ricordi di Lucy? Ah, Lucy, però, come ti sei fatta carina. Grazie, signor Conway. Stavo dicendo a tuo nonno che deve ricominciare a venire alle riunioni del consorzio. Ma tanto è inutile.
Non c'è più posto per i piccoli agricoltori, Bert. Proprio per questo dobbiamo stare uniti. È per questo che dobbiamo far funzionare il consorzio. Ma dai, lo sai anche tu che il consorzio è formato da un branco di vecchi scemi che sanno solo farsi fregare. Il governo li ha messi nel sacco. Per piacere, Lucy, prova a mettere un po' di sale in zucca a quel vecchio orso e fallo venire alla prossima. Ci proverò, riunione. Signor Conway. Arrivederci. Ah. La macchina è quella, Tom. Parla Foster. L'auto dei rapinatori è sulla 35, a circa 2 miglia est di Locust Hill. Avvertite le altre pattuglie. Io intanto vado a vedere. Ricevuto? Ricevuto. Bravo. Leo, qui centrale. Andiamo. Potete, prego. Sono in ascolto. Passo. Ha chiamato Tom Foster. Vuole sapere se potete bloccare gli accessi al lago. Ok. Avverto la numero 7 e la numero 16. Devono essere... Oh, Cristo. Il binocolo. Tieni. Accidenti, un blocco stradale. Là c'è una strada interna. Il motore. Speriamo che non ci abbiano visto. Ma voi vecchiacci vi cacate sotto, eh? Lo sai io che farei, Daniel? Non ci frega niente di quello che faresti tu, hai già fatto abbastanza guai. Lì c'è un viottolo. Sembra di sì. Giriamo lì e andiamo avanti. Può darsi che sbuchiamo dietro quel posto di blocco. E quello che cavolo è? Non ce l'hai gli occhi? Non possiamo attraversare. Ah, Cristo. E adesso? Togli la roba dalla macchina, la nascondo fra gli alberi. Sì, ok. Poi proseguiremo a piedi. E adesso come ti metti? Chiudi il becco. Ma che cazzo fai? Facciamo quello che dico io. Ma le ruote ci servono. Come ci torniamo in città? Le ruote? E perché? A che ci servono le ruote? Dobbiamo superare quel posto di blocco. Ma come? A piedi? Portalo tu. Andiamo. Vaffan...
Poveri ragazzi, che brutta fine. Senti, Tom, io chiamo Pembroke. Noi andiamo in città. Sì, va bene. Vieni, no. Guida tu, io chiamo la centrale. Macchina 47 a rapporto, rispondete. Macchina 47, qui Pembroke. C'è stato un doppio omicidio sulla statale 35, nella zona delle Tre Contee, vicino a Locust Hill. Tutti parlano della rapina alla banca. Se tu tenessi la radio su una stazione decente, avresti saputo tutto prima di andare in chiesa. La polizia dice che sono diretti dalle nostre parti. Ah. E che hanno ucciso due impiegati. Io vado a ritirare due sacchi di concime. Buongiorno, Adam. Buongiorno, John. Tutto a posto, signor Edwards. Grazie. Domani passo a ricontrollare la linea. Buongiorno, signor Smith. Ciao. Allora, John, la tua lombaggine? Come al solito. Bob mi ha detto che saresti passato oggi. Lucy! Ciao, Eddie. Quando sei tornata? L'altro ieri. Aspetta, fammi mettere questa sul furgone. Ok. La scuola come va? Bene. 2.10, 2.9, 1.8. E tu? Ah, rimandato in francese e matematica. Mio padre si è imbestialito e mi ha trovato un lavoro per le vacanze. E lavori anche di domenica? Oppure ti piace farti vedere in giro con quel cinturone che fa tanto pistolero? No, devo solo fare le emergenze ogni due settimane. Ti trovo bene, Lucy. Grazie. Anche tu. Mi sei mancata. Ma non ti sei disturbato a scrivere? Beh, non mi piace fare l'amore per corrispondenza. Uno comincia per corrispondenza e poi... Ma la prossima volta ti scrivo. D'accordo? Sì, d'accordo. Buongiorno, Anna. Buongiorno, Tom. Vedo che è tornata Lucy. Già. È tornata l'altro ieri. Abbiamo trovato Timmy Patterson sulla statale 36. L'hanno ammazzato. Insieme a Jenny Logan. Accidenti. Ma come? Noi li abbiamo incontrati andando in chiesa stamattina. Lui stava cambiando una gomma. Beh, era l'ultima gomma che stava cambiando. Ho voluto avvertirti perché li abbiamo trovati a meno di 6 miglia da casa tua. Se gli assassini si sono allontanati, li fermeremo a qualche posto di blocco. Ma forse sono nascosti nei dintorni. È meglio che tieni gli occhi aperti, Adam. Chiamaci se noti qualcosa. Arrivo subito, nonno. Quando ci vediamo? Quando vuoi tu. Adesso devo andare. Ehi. Ehi. Hey. Che vi dicevo? Forza. È confermato che i tre rapinatori sono nella zona delle Tre Contee. No. Pertanto... Che cos'hai, nonno? Che cos'ho? Non ho niente. Perché? Non
so, da quando ci siamo rimessi in macchina. Ti sento un po' nervoso. Ma no, sto benissimo. Perché non vai più alle riunioni del consorzio? Prima non ne saltavi mai una, come non mancavi mai a una messa. Non serve più a niente andare a quelle riunioni. La terra non rende più come un tempo. Tutto quello che possiamo fare è cercare di tirare avanti. Tutti i guai degli agricoltori dipendono dai politicanti locali, che hanno paura di andare a pestare i piedi a quelli che stanno più in alto, che a loro volta hanno paura di pestare i piedi a qualcuno che magari poi non li farebbe più eleggere. E chi ci rimette siamo noi. Te l'ho detto che questo paese sta andando in malora. Tanto hanno fatto che sta andando in malora. Porca! Un furgone. Dammi il binocolo. Beh, la ragazza sta entrando in casa. Fa vedere. Sta entrando anche l'uomo. Dobbiamo tagliare i fili del telefono. Ah. Ecco laggiù il palo. Dove? Laggiù. Resta al di qua della collina, se no ti vedono. Ma perché i lavori di merda li devo sempre fare io? Muoviti. Quell'idiota combina qualche altro guaio, gli faccio saltare il cervello. Deve soltanto tagliare un filo. Hai fame? Mancano 20 minuti. Che novità? Cucini col libro delle ricette. Da come lo dici sembra un delitto. Ma è un delitto. Non ci metti niente di tuo. Ti trovi già tutto fatto. Ma andiamo, anche la nonna si scambiava le ricette con tutte le donne del paese. Sì, però la nonna se le scriveva da sola, se permetti. Non le copiava mica da un libro. Ma che differenza c'è? È meglio averle tutte in un libro che su dei foglietti di carta. Già. Ecco perché il mondo oggi non va. Se la prendono tutti comoda, questo è il fatto. Nessuno vuole più alzare un dito. Ma che cos'hai, nonno? Ma niente, non ho niente. Solo che volevo dire che sono contento di riaverti con me, Lucy. Mi ricordi tanto la tua mamma. Io e la povera nonna Amy non siamo mai riusciti a capire perché se ne andò via così. Senza nemmeno dire una parola. Niente. Forse la morte è stata la cosa migliore che le potesse capitare. Non devi dire così. Per certe persone morire è un bene se non riescono a vivere degnamente. Principessa. Ormai ci siamo quasi. Chiamo il veterinario.
Rossi, abbassa un po' quell'aggeggio. Cosa? Abbassa la radio, per favore. Devo chiamare il veterinario. La vacca sta per partorire? Già. Ha detto che viene? Sì. Beh, mentre aspetto vado a vederla anch'io. Tanto non le puoi fare niente. Lucy! Qui Radio 3 con te, con la musica e le ultime notizie della zona. Novità sui tre rapinatori. La polizia conferma che è avvenuto un duplice omicidio sulla statale 35, a est di Locust Hill. Sulla scena del delitto è stata ritrovata la macchina, una Buick verde, quella con cui i rapinatori della banca erano fuggiti dalla città. Il movente del duplice omicidio è ancora ignoto, ma probabilmente i rapinatori volevano rubare un'altra macchina. Le vittime sono state identificate. Si tratta di Jennifer Logan e Timothy Peterson, entrambi di Locust Hill. Avvertiamo gli abitanti della zona che i rapinatori sono armati e pericolosi. Ieri, due di essi, spacciandosi per uomini d'affari, sono entrati in una banca e hanno ucciso due impiegati. La polizia è convinta di averli intrappolati nella zona delle Tre Contee, che sta controllando con vari posti di blocco. Quindi una domenica un po' diversa dalle altre. State con gli occhi aperti mentre ascoltate il nostro programma musicale. Sta molto male, Miss Lucy. Non possiamo far niente per lei, Luke. Se non arriva il veterinario, ben poco. Faccio una confidenza. Se mi promette di non dire neanche una parola a Adam. Te lo prometto. Lei cucina molto meglio di quanto è convinto di cucinare lui. Sul serio. Grazie, Luke. Ora è meglio che ti lavi per il pranzo. Nonno. Va bene. Pietro. Oh, Luke, il telefono è guasto, non posso chiamare il veterinario. C'è ancora tempo. Sì. Ah, Luke, stammi bene a sentire. Voglio che adesso leghi bene i cani. E poi dovresti restare qui finché non ti chiamo. Hai capito bene? Bravo. Su, buoni. È pronto! Vengo subito!
Ma perché ci mette tanto? Sono passati solo 5 minuti, non lo tormentare, abbiamo già abbastanza guai. E di chi è la colpa? Speriamo che hai tagliato quello giusto. Senti, Ackerman, vaffanculo. Ah, Luke non viene. Come mai? Beh, sta finendo un lavoro, viene a mangiare più tardi. Ah. Ah, ho dimenticato il pane. Che sta facendo? Sta aggiustando l'erpice. Non poteva aspettare dopo. Oh, signore, per questo cibo che è sulla nostra mensa, noi ti ringraziamo. Amen. Amen. L'erpice non lo poteva riparare dopo mangiato. Mi serve domattina presto. Beh, comunque deve mangiare prima o poi. Tanto vale che mangi adesso che è caldo. Lo sì. Tu occupati della cucina, la fattoria. Ci penso io, eh? Grazie. Non c'è di che. Un po' di pane? Sì, aspetta. Grazie. Buono. Anche se viene da un libro? Lo vedrai spesso durante l'estate, il figlio di Powell? Eddie? No, deve lavorare. No. Forse è la domenica. Siamo per ricevere visite. Chi è? Forse è meglio che tu vada di sopra. Sono quei 3 uomini che... Può darsi. Non sono di qui. Non funziona. Lo sapevi che non funzionava, perché non me l'hai detto? Non ti volevo spaventare. Vado a chiamare Luke. No! Vuoi farci ammazzare tutti? No, no, Toro, senti, tu adesso vai di sopra, coraggio. Vai in camera tua, non succederà niente, ci penso io. Ci penso io. Vai di sopra, tesoro. Nonno, sii prudente. Vai di sopra, fai come t'ho detto. Vai! C'è nessuno in casa? Ehi! C'è nessuno in casa?
Buongiorno, signore. Ci si è fermata la macchina per la strada. Non ci sarebbe un meccanico da queste parti? Ce n'è uno in paese. Potrei fare una telefonata. Ma certo, si accomodi, faccia pure. Grazie. Il telefono è da quella parte. Fermi! Non capita tanto spesso di poter sparare a tre faine così da vicino. Resta dentro, Lucy! Luke! Luke, vieni qui! Nonno. Stai tranquilla, è tutto a posto. Torna subito dentro. Coraggio. Va tutto bene qui. Abbassati i pantaloni. Forza. Prendi l'altro, Luke. E adesso marcia. Adesso puoi venire a mangiare. No. No, grazie. Tutto bene, Lucy? Eh? Ah, brava. E adesso che farai? Finisco di mangiare. Si è freddato. Oh, poco male. Che hai fatto a quegli uomini? Ho coperto quello di fuori e ho legato gli altri due. Dobbiamo chiamare la polizia. No. Vado fino da Conway e telefono da lì. Anche il suo telefono potrebbe essere guasto. Allora arrivo in paese. Oh, ma fa con calma. Con calma cosa? Resta seduta a tavola. E finisci di mangiare. No, non ho voglia di mangiare niente. E tantomeno lo stufato freddo. Beh, allora riscaldalo. Nonno, la polizia li sta cercando. Non possiamo tenerli qui. E invece ne ho tutto il diritto. Si presentano sulla mia proprietà, armati fino ai denti. Minacciano la mia vita. Tu non mi stai a sentire. Avevi tutti i diritti di farlo, ma adesso devi avvertire la polizia. Tempo al tempo. No, Lucy, secondo me tu te la stai prendendo senza motivo. Non è senza motivo, nonno. Insomma, perché li vuoi tenere qui per un solo minuto più del necessario? Beh, perché li voglio far calmare. Come sarebbe calmare? Lucy,
Quelli non si sono mica fermati qui per passare il tempo a fare due chiacchiere, sai. Ci avrebbero ammazzati tutti e tre per rubare il furgone se non ero pronto a riceverli come ho fatto. E sono stufo di leggere sui giornali di questi farabutti che terrorizzano la brava gente. Io dico che adesso è arrivato il momento che qualcuno si decida a dargli una lezione. No, non sono ricercati per omicidio. Verranno impiccati o gli daranno la galera a vita. Con le leggi che ci sono adesso, magari se la cavano con 2 mesi, e di cui uno condonato per buona condotta. Ma lo vuoi che tu non sei la legge? No. No, ma qualche cosetta gliela posso insegnare mentre sono qui. E che gli vuoi insegnare? Ci penso su, eh? Dove vai adesso? Vado al bagno. Lucy, non sarei mica preoccupata per loro. No, ma comincio a preoccuparmi per te. Beh, non mi sembra il caso. Io ho sempre saputo difendere quello che è mio. E non ho intenzione di smettere adesso. Senti, nonno. Via, via, via. Lo so già cosa vuoi dire. Ma non ti preoccupare di niente. Tu senti la tua radio e smettila di agitarti. Andrà tutto benissimo, vedrai. Avete avuto proprio una bella idea passare di qui. Non c'è niente di meglio che passare la domenica in campagna. Sì, è una gran cosa respirare una boccata d'aria buona. Qui non è come in città. Niente smog, niente inquinamento. Avanti, respirate forte finché potete farlo. Ce l'avete un nome di battesimo? Beh, non importa. A proposito, quegli anelli di ferro servivano a incatenare il toro quando non volevamo... Sì, insomma, quando non volevamo che desse fastidio alle vacche. Beh, lo dico così, tanto per farvelo sapere. Chi è stato di voi due a sparare a Timmy Peterson e alla sua ragazza? Noi non conosciamo nessun Timmy Peterson. Avanti, vecchiaccio bastardo. Ce le vuoi venire a levare o no queste zozze catene? Scommetto che sei stato tu. Tu sei il tipo. Ma che belle pistole che avete. Oh, una volta mi divertivo anch'io a fare un po' di tiro al bersaglio. Oh, il mio era solo un vecchio revolver. E poi tiravo solo alle bottiglie e alle scatolette di latta. Cose poco interessanti. No, non ho mai avuto roba così elegante. No. Vi dispiace se provo come vanno? Certo che ho perso un po' la mano. Però dicono che quando uno ha imparato a fare una cosa, non se la dimentica mai del tutto. Peccato, questa sposta un tantino sulla destra. Ma non ha importanza quando si spara così da vicino come fate voi. Nonno! Sì, Lucy. Ho sentito uno sparo. No, 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 non c'è niente da preoccuparsi. Va tutto bene. Oh, non ci pensare più. Coraggio, torna a casa. Torna a casa. Hai sentito? Ecco, brava. Ehi,
invece deve essere più precisa. Eh sì, ha la canna più lunga. Le chiavi ce le ho io, Lucy. Non volevi mica prendere il furgone senza chiedermi il permesso, vero? No, non ti prego, fammi andare a chiamare la polizia. No, Lucy. Ti ho detto di non preoccuparti, smettila di agitarti, vai a sentire le tue musichette. Non mi va per niente di andare a sentire le mie musichette. Lucy. Non vorrai mica che li lasci liberi, vero Lucy? Ci sono momenti in cui un uomo deve fare quello che pensa sia giusto. È meglio che resti quassù. Questa faccenda la sistemo io. Ha detto di aver visto una Buick sulla 6, ma poi è risultato che non distingueva una Buick da una Chevrolet. E dalle vostre parti? NN. Abbiamo finito di setacciare i boschi lungo la statale. La fattoria di Conway è a circa 2 miglia. E quella di Anna Smith a 5. Eppure sono qui. E con i blocchi che ci sono non possono scapparci. Basta solo continuare a cercare. Va bene. Noi andiamo verso est. Ci vediamo. Ci vediamo. Dai, guido io. Ok. Passate Andiamo a vedere da Conway e da Adam. No, non devono essere così lontani. Andiamo da quella parte. Cammina, sempre dritto. Lei. Dai, adesso scendi. Aspetta. Vai. Vai.
Aspetta. Lucy. Lucy! Su, andiamo. Hai visto? No, no. Non ce l'ho fatta per un pelo. Solo per un pelo. Hai paura che vada a chiamare gli sbirri? Si sta andando alla fattoria di Conway. Adesso tu prendi il furgone e la riporti qui. Hai capito? Riportala qui. Coraggio, andiamo. Ci lasci così, figlio di puttana! Figlio di puttana. Ma perché ce l'ha tanto con me? Perché sei un coglione. Adam vuole che torni, Lucy. Io non voglio tornare. Ma deve venire. No, Luke, tu lo sai che non è giusto. Io devo chiamare la polizia. Lui quello che fa, lo fa per il nostro bene. Abbiamo avuto fortuna. Quelli avrebbero potuto anche ammazzarci. Ma li avete presi. E avranno quello che si meritano. Lasciamo fare ad Adam. Lui è un uomo buono. Invece sbaglia, Luke. Tu lo sai che non ci si deve far giustizia da soli. Se non lo fermiamo, ci saranno altri morti. Ti prego, Luke, lasciami andare. Io non voglio incontro Adam, lui mi vuole bene. È nostro dovere stare dalla sua parte. Venga con me. Per favore. No, nella vita si deve fare quello che si ritiene giusto. Io non le voglio dare ordini, signorina Lucy, ma deve venire con me. No! No!
darei metà della mia parte per un po' d'acqua. Quella stronzetta non è d'accordo con quel vecchio matto. Ci scommetto la testa. Sai che perdita. Mentre quello mi portava qui, l'ho vista che correva per la strada. Forse è andata a chiamare gli sbirri. Che ci guadagniamo noi? Da una galera possiamo sempre tentare di evadere. Da qui non ne usciamo vivi. Quello è pazzo, mica normale. Hai visto quanto ci è mancato che mi facesse un buco in fronte? Quanto vorrei che te l'avesse fatto. Lucy, non avresti dovuto farlo. Non mi trattare come una ragazzina. Ma non ci ho mai pensato. Io vado via quando voglio, non puoi impedirmelo. Ma certo che puoi. Certo che posso. Adesso capisco perché la mamma è scappata di casa. Lucy, vuoi permettere a quei due assassini di metterci l'uno contro l'altro? Ma come puoi pensarlo? Beh, infatti non lo penso. Non sarebbe giusto. Se non è giusto, allora perché cavolo lo fai? Non c'è bisogno di dire parolacce, te l'ho già detto. Tu non mi hai detto un cristo di niente. Non ti azzardare a nominare il nome di Dio invano. E ti sembra che incatenare la gente sulle tame sia più bello che pronunciare il nome di Dio invano? E che cos'era quello sparo? Ma li volevo solo spaventare un po'. Perché? A che scopo? Beh, ho le mie ragioni. Quali ragioni ci possono essere per incatenare due persone sulle tame e poi spararli addosso? Se la cosa riesce a farti calmare, li ho chiusi in cantina e nessuno gli sta facendo del male. Che stai aspettando? Che la nonna esca dalla tomba e li metta in salamoia?
dietro. Il vecchio pazzo ci vuole lasciare qui a crepare. Signorina, chiami la polizia, la prego. Ho tentato. Aiutaci. Ma non posso fare altro. Slegaci le mani. Tanto non potete scappare. Mio nonno e la polizia vi ammazzerebbero. Qualsiasi cosa è meglio di questo. Per pietà. Non ci lasciare qui a morire. Per favore. Lasciala andare. Butta quel fucile! Vieni qui, lì. Vuoi che te la ammazzo davanti agli occhi? Ti credevi che lasciassi in giro le armi cariche? Va bene. Allora le rompo il collo. Ti ho detto. E adesso torna da dove sei venuto. Thank you.
proprio un lurido bastardo. Chi è? Vorrei parlarti un momento. Non abbiamo niente da dirci. Beh, ti vorrei spiegare una cosa. Ti dispiace se entro? Fai quello che ti pare, non mi importa niente. Lucy, non avrei mai permesso che ti facessero del male. Io e Luke stavamo lì, vicino alla porta. Vicino alla porta? Allora perché no? Volevo dimostrarti una cosa. Che cosa mi volevi dimostrare? Che quelli, alla prima occasione, sono capaci di ammazzare. Allora mi hai detto che erano in cantina perché sapevi che io... Oh, non ci posso credere. Non ero riuscita a convincerti con le parole. Ho dovuto fare così per farti vedere che quelli ci avrebbero ammazzato come hanno ammazzato Timmy Peterson e la sua ragazza stamattina. Hanno ucciso Timmy. Sì. Jenny. Sì. Devono averlo fatto poco dopo che eravamo passati noi. Zitto! Oh, mio! Down the road, I came to fix your phone. They tried to call, your line was out. What's wrong? Oh, please come and get me! Lucy! 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 Ho pensato che in fondo siete stati qui abbastanza.
Toglietevi le catene. E mettetevi quella roba. Ti sento, basso. Dove siete? A circa 2 miglia dalla scorciatoia del lago. Andate subito alla fattoria di Adam Smith. Sono a casa di Adam. Andiamo subito, che è successo? Eddie ha parlato con la nipote di Adam. Era sconvolta. Sembra che il vecchio Adam abbia in mano la situazione. Uno dei 3 è morto, questo è sicuro. Ma non sappiamo degli altri 2. Tu volevi che io chiamassi la polizia o che vi consegnassi a loro. Mi pare giusto. Fermo lì. Anzi, farò qualcosa di meglio. Farò andare uno di voi 2 in città a chiamarli personalmente. Mentre l'altro resta qui a farvi compagnia. Non sei mica spiritoso. Non facevo dello spirito. Allora, chi va e chi resta? Parlo con voi. Chi va e chi resta? Vado io. Tu non ci vai per niente. Vaffanculo, Ackerman! Forse il sistema migliore è fare testa o croce. Scegli tu. Chi vuoi prendere in giro? Tu non lasci andare via nessuno con quel furgone. Scegli. Testa. Ecco, adesso raccoglila. Raccoglila. Testa. No, tu non ci vai, Ackerman! Sta fermo! Idiota! Sta fermo! Ma che... Io non ci... Metti giù le mani! Adesso basta! Ma non mi vorrai mica lasciare solo con lui! Certo, certo, sì! Ah, ma di questo non ti devi preoccupare. Le chiavi sono infilate, ma... Prima che vai, ti voglio presentare un paio di amici miei. Pietro e Paolo. Signori, Pietro e Paolo. Sì, come quelli del Vangelo. Solo che non sono buoni come loro, anzi, per la verità gli sconosciuti non gli sono molto simpatici. Ecco, va pure, amico. Prendi il furgone. Tu non sei un essere umano. Ah, no, eh? Io ti sto offrendo quello che voi non avete offerto a Timmy e alla sua ragazza. No, io, è stato lui. Sta tranquillo, toccherà anche a lui. Vai. Vai. Adesso tocca a te. Vediamo se sei più veloce del tuo amico. No, 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 non puoi. No, non me la puoi fare. No, no, no.
Perché dovrei fare delle eccezioni? No, 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 no. Non me lo puoi fare. No. Salve, Adam. Hai già sistemato tutto da solo, eh? La loro valigia la troverete dietro la porta. E un altro cadavere sta sotto il telone incerato. Bene, però domani passa a fare una deposizione, eh? Sì. Buona. Buona, principessa. Resterò in paese qualche giorno e poi deciderò che cosa voglio fare. Ma ti serviranno i vestiti. E non la vuoi la tua radio? Manderò a prendere la mia roba domani. Ehi, grazie, pupa! Andiamo. Intanto porto quello in città. Arrivederci, Adam. Ti posso dare un passaggio? No, no, grazie. Porca vacca.
coraggio lo trovi solo quando gli altri hanno le mani legate! Adesso hai paura, figlio di puttana! Non te l'aspettavi, che mi avessi ritrovata tra le palle! Ci hai provato a farmi fuori! Non hai fatto in tempo, E allora adesso ti ammazzo io! God made this world the third day of creation. From his outstretched hand he scattered seed. Then he said, let there be man, let him walk upon the land, the sky above, the earth beneath his feet. On this peaceful Sunday morning, take the time to say a simple prayer or two. 'Cause you never really know when he'll want you to go. Might even be before the day is through. I'm number one in line to get to heaven. The good Lord said he'd save a place for me. And though I'm in no great rush, I ain't gonna make a fuss when I hear that man calling out to me. On this peaceful Sunday morning, take the time to say a simple prayer or two, 'cause you never really know when he'll want you to go. Might even be before the day is through. Might even be before the day is through.